Ciao a tutte, bentornati in un nuovo video e allora, senza che mi perdo in mille chiacchiere, vado di corsa perché ho comprato due cosine, nel senso sono appena tornata, quindi mi devo sbrigare prima che la luce vada via, perché sono le 7:30 di sera. E solo che ci tenevo perché sono appena andata da Primark. Ora, non vi aspettate che io abbia comprato chissà che cosa. Ma non riesco a capire perché ogni volta che comunque uno va da Primark compra due cavolate e comunque spende un botto. Quindi vi volevo far vedere due cosine che ho comprato adesso e alcune cosine che avevo comprato, diciamo, qualche settimana fa. C'ho il fiatone, sono realmente appena tornata. Ma prima di tutto vi volevo far vedere due cose. Prima di tutto vi volevo far vedere il regalo di compleanno perché qualche settimana fa è stato il mio compleanno e vi volevo far vedere il regalo di compleanno che mi ha fatto mia sorella, diciamo con mio padre, che sono venuti qui. Ed è questa tortina qui. Ma sicuramente se mi seguite su Instagram l'avrete già vista anche lì. È una tortina della Lego e niente, l'ho montata subito, ovviamente la sera stessa. Ho messo gli anni che ho fatto, che sono, ebbene sì, 26. E quindi questa ci tenevo a farvela vedere. E un altro regalo di compleanno che ci tenevo troppo, troppo, troppo a farvi vedere è un altro Funko Pop. Per questo qua devo ringraziare Martina, che è la mia amica, in realtà coinquilina, ormai amica, che ha deciso di regalarmi Harry ed è fantastico. Quindi, la ringrazio ovviamente ancora, ma lei già lo sa. Quindi, hai Harry Potter, hai Piton, che fai? Non te lo compri Dobby? Io penso che, cioè, Dobby era lì, così carino, che mi guardava e mi ha portato lei nel negozio, in questo negozio qui che c'è dalle parti, diciamo, di Tottenham Court Road. E Dobby era troppo dolce, era troppo carino e quindi l'ho dovuto assolutamente comprare. E sempre in quel negozio lì ho comprato questo portatessere, sempre di Harry Potter ovviamente. Dobby, se non sbaglio, l'ho pagato intorno ai 10,90, questo qua 2-3 pound, non mi ricordo sinceramente. E poi ho comprato, ma questo sicuramente l'avete già visto in uno degli ultimi video, ho comprato questo qui della Dottor Papao. Pau Pau, non ho mai capito, ripeto, come si pronuncia, che è un balm che praticamente dice che può essere utilizzato per tutto, per le unghie, per le cuticole, per le labbra. Io lo sto utilizzando sulle labbra, ero tanto curiosa di provarlo, questo l'ho preso da TK Maxx e ero molto molto curiosa di provarlo perché qua in Inghilterra è veramente veramente tanto famoso. E quindi niente, l'ho comprato, l'ho pagato questo da TK Maxx tipo 2 pound, e quindi è per questo che ne ho approfittato e l'ho voluto comprare. Poi, altra cosa, ho preso le due nuove tinte, due delle nuove tinte della Maybelline, la numero 80, che è questa qui, ve la faccio subito vedere, che anche questa comunque l'avete vista in una foto su Instagram. Ed è un colore spettacolare. E poi questa qui che la indossavo il giorno che ho fatto il vlog di Southend-on-Sea, quindi se non avete visto quel vlog ve lo metto nella i qua sopra, ed è un nude, anche questo lo ritengo spettacolare. Dopodiché ho comprato, e adesso potrete far partire gli insulti, ma in realtà io li amo profondamente, quindi spero di no, da The Zenith ho comprato questi pantaloni con i mini pony. Sono un modello un po' mom jeans, quindi rimangono comunque larghi, comodi. A me piacciono tantissimo, cioè sapete la mia passione per gli unicorni e i mini pony, quindi ovviamente quando è uscita la collezione dei mini pony non potevo non comprarli. E questi qua non mi ricordo quanto li ho pagati, sinceramente non me lo ricordo perché l'ho presi un po' di settimane fa. Poi, l'altra volta, un paio di settimane fa sono andata da Primark, ma avevo comprato cose un po' inutili, tipo magliette per dormire, cose così. Ma tra le cose più carine ho comprato queste spillette qui.
Esatto, vedete che ne mancano due qui perché c'erano Pippo e Pluto, che ovviamente io ho già attaccato sul giacchetto di jeans o sul colletto. Queste qui prese da Primark pagate 3 pound. Sempre lo stesso giorno avevo preso questi occhiali qui, che in realtà io non è che usi tantissimo gli occhiali, ma questi si abbinavano troppo bene ai miei capelli e quindi ho detto vabbè, per metterli così una volta ogni tanto, tipo 2 pound li ho pagati, ho detto perché no. E poi in realtà quel giorno non mi ricordo che altro ho comprato, ma niente di emozionante da farvi vedere. Ma passiamo subito alle cose che ho comprato oggi, perché c'è il pezzo forte che è lui, che in realtà è, penso, mesi che lo guardavo, perché qui a Londra, pure se fanno ancora 8 gradi e fa un freddo, non si sa perché da Primark è già tipo 2 mesi che hanno messo le cose estive. E quindi ovviamente c'erano anche gli asciugamani per andare al mare, i teli del mare. Quindi lo guardavo, vabbè però è presto, oggi passando l'ho visto scontato a 7 pound invece che 10, che non è un grande sconto, però quella piccola cosa in più che vi fa, de vi fa decidere di acquistarlo, ed è questo denomare qua. Io penso sia bellissimo. Io me ne sono innamorata sin dal primo momento. Ero lì che lo guardavo, oddio, che faccio? Lo compro, non lo compro, lo compro, non lo compro. Quando oggi l'ho visto anche a 7 pound, ho detto non so mai se riuscirò ad andare al mare quest'estate. Spero di andarci in vacanza, ma comunque io questo lo voglio assolutamente. Poi, altra cosa che ho preso sempre inerente al mare è questa tutina per andare proprio in spiaggia. Che anche questa l'avevo vista e ho detto va a finire che se no alla fine non la trovo più. E quindi l'ho comprata. Praticamente c'ha lo scollo all'americana. Ah, qua è elasticizzata e poi scende a pantaloncino normale così. Ora non so se si capirà mai qualcosa. C'era di questo bellissimo blu elettrico e anche fucsia. Anche fucsia era molto carina, ma in realtà non mi ci vedo tanto vestita con il fucsia, quindi ho preferito questo blu elettrico. E questa qui l'ho pagata solo 6 pound, quindi anche questa ho detto ok, in realtà non è ancora stagione, però ho detto per 6 pound preferisco comprarla adesso, che poi ripeto, magari non la trovo. Perché da Primark hanno messo tantissime cose, tantissimi costumi anche molto carini, tantissimi vestitini, magliettine. Il problema è uno, che qua fa ancora freddo, quindi non mi sento proprio ispirata a comprare queste cose. Però queste due cose non potevo lasciarle lì, insomma. Poi un'altra cosa che ho comprato sono queste scarpe qui. Sono delle semplicissime scarpe. Ora voi direte, ma ti compri le scarpe per fare palestra da Primark? Sì, perché in realtà quelle che ho io sono di Decathlon e non sono proprio comodissime, comodissime, comodissime. Quindi ho detto, voglio provare queste perché mi ricordavano tantissimo delle scarpe che avevo. Che ho avuto per fare palestra, proprio per come si indossano e tutto quanto. Mi sono sembrate abbastanza comode, sono molto leggere e io cercavo proprio un paio di scarpe così leggere. Quindi ho detto, beh, io alla fine ci provo. Ho detto poi al massimo, ho pensato poi al massimo se proprio non le posso utilizzare per fare palestra, magari ci esco così per camminare o cose simili. E queste qui le ho pagate 12 pound. Secondo me sono molto carine, poi sono super super leggere e si infilano tipo come fossero un calzino. Spero anche siano comode, ma in realtà fino ad ora tutte le scarpe che ho preso da Primark, per quanto le ho pagate, le ho sempre trovate molto comode. Mi sbrigo anche perché ho la batteria che si sta scaricando. Poi ho preso due cornici così. Una di questo colore e una di un altro. Quella dell'altro colore non ve lo faccio vedere perché sono indecisa se tenerla per me o se regalarla. E comunque qua ci andrò a mettere un'altra foto. Questa l'ho pagata 2,50 pound. E anche questa mi è piaciuta tanto. Mi ha messo un po' di allegria in realtà. Questo così con i penicotteri. L'altra anche è molto carina. Magari se poi deciderò di tenerla per me ve la farò vedere su Instagram, se deciderò di regalarla ve la farò vedere comunque su Instagram perché posterò una foto comunque. E ultima cosa, no, ultima cosa no, però un'altra cosa non tanto interessante sono questi calzini per andare in palestra. Calzini semplici neri, molto morbidi, questi sono proprio la linea, diciamo, per fare palestra. Li ho comprati semplicemente perché mi sono risegnata in palestra finalmente dopo anni. E il problema è che io non ho molti calzini sobri, quindi ci sono alcuni esercizi, quelli che uno fa a corpo libero, no? Così sulla parte dove c'è il tappeto, che io preferisco fare
senza scarpe perché mi trovo molto più comoda con l'appoggio del piede. Il problema è che l'altro giorno mi levo le scarpe e avevo calzini a righe blu e verdi di Harry Potter, di serpe verde. Quindi mi sono un po' vergognata perché c'erano parecchie persone e quindi ho visto questi calzini per £2,50. Ho detto ok, Alessandra, compriamo dei calzini seri per andare in palestra e magari eviti di andare in palestra con i calzini osceni. Poi ho comprato un altro paio di calzini, ma questi erano troppo, troppo, troppo dolci, non potevo lasciarli lì. Sono anche questi tre calzini per £2 e sono un paio grigio chiaro, uno grigio più scuro e uno nero. E la particolarità è che hanno questo, diciamo, merlettino qui. Io, se non l'avete capito, ho una malattia per i calzini, cioè proprio. Non lo so, mi piace che il calzino si vede, mi piace che il calzino che si vede sia anche particolare, a righe colorato, col merletto. Quindi ho visto questi qui e ho detto dai, perché no, per £2 alla fine li potevo comprare. Il problema è che da Primark ogni cosa è o £2, o £3, o £1, alla fine fai £50 e tu fai. Com'è possibile? Non lo so. Poi, ultime cose che ho preso. Ora voi mi odierete perché io sono una che tiene tantissimo la pelle e voi lo sapete bene. Però ho visto queste maschere, c'è scritto Made in Corea, quindi fondamentalmente è vero che sono venute da Primark, ma è anche vero che sono un po' come tutte le maschere, diciamo, Made in Corea, giapponesi, che uno compra su internet, quindi ho detto sì, le vende Primark, ma comunque c'è scritto Made in Corea, prendiamole. Mi hanno incuriosito troppo. Questa qui, adesso ve le metto vicine, questa qua è la Brightening Mask. Non lo so, 10 ml, made in Corea, pesca più green tea ed è brightening. Mentre c'è quest'altra che in realtà è quella che mi ha incuriosito di più, che è la cleansing, ma è che ci sembra, da come ho capito, c'è scritto foaming bubble mask, quindi dovrebbe essere, spero vivamente, di quelle che vi fa le bollicine quando le mettete. Non lo so, la proverò, sicuramente ve la farò vedere su Instagram perché non posso perdere questo momento. Sono costate 80 pence l'una e quindi le ho comprate tutte e due. E sì, sicuramente sì, l'inci è quello che è, ma va bene così ormai tanto. E poi l'ultima che ho presa, questa che ho preso, questa sono sincera, l'ho presa più che altro per il packaging. Perché? Cioè, oddio, ho mosso tutto. È troppo carina. Praticamente è una maschera 3 step. E step 1, cleansing body. Body. Mi sa che è un trattamento per il corpo. Vedete, cioè io compro così. Sì, mi sa che è un trattamento per il corpo. Vabbè, il primo è per lavare, il secondo è per scrubbare, il terzo è per idratare. Se è un trattamento per il corpo, ancora meglio, così che non lo dovrò mettere sul mio viso. Ma non lo so, questa era troppo carina, l'ho pagata £1,50. E sì, è tutto troppo carino, come al solito. Ma ormai ci avete fatto l'abitudine. E ah, l'altra volta, ecco pure che ho preso da Primark, sempre per fare palestra, questa borraccia qui, che è spettacolare. È da 1 litro, quindi è tipo enorme, ma è un sacco comoda, ci vado in palestra e questa l'ho pagata, se non sbaglio, £3. E niente, credo di avervi fatto vedere tutto quanto così senza che mi muore la batteria, tanto alla fine chiacchiero, parlo, vi faccio vedere. Non erano tantissime cose, ma ci tenevo a farle vedere perché poi in realtà con il fatto che non compro spesso 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 ultimamente, poi allora prendo e metto lì. E poi mi dispiace perché sono cose che in realtà ci tengo a far vedere, ma non riesco a farvele vedere. Quindi adesso ne ho approfittato subito, ho detto sono tornata, anche se sono due cavolate in croce, ve le faccio vedere al volo così vi rendo un po' partecipi delle cavolate che compro. E quindi questo è quanto. Io spero che anche questo mini veloce video in cui ho parlato a raffica, a manetta, vi sia piaciuto comunque. Se i miei acquisti vi sono piaciuti, come al solito pollice in su, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate e ovviamente iscrivetevi al canale. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, ripeto, e ci vediamo nel prossimo. Ciao!